Buonasera a tutti e benvenuti alla tavola rotonda Legalità in gioco, etica e rispetto delle regole nel mondo dello sport. Un'iniziativa promossa dal Centro Sportivo Italiano, Comitato Regionale Abruzzo. Diciamo che è una tematica molto importante, una tematica veramente che va a coinvolgere tante sfaccettature, tanti aspetti, sia per quanto riguarda il livello degli illeciti che possono essere commessi all'interno della pratica sportiva, ma anche per quelli che possono essere poi i risvolti positivi che la pratica sportiva può in qualche modo permettere di mettere in luce e di affrontare grazie alla presenza di educatori ed animatori che in qualche modo portino nello sport un messaggio di positività e valorizzino tutti quegli aspetti che fanno crescere e educare le persone. Questa sera per affrontare questo argomento abbiamo degli ospiti molto importanti che tra poco vi presenterò, però prima di iniziare e di passare in rassegna diciamo le presenze importanti che sono qui con noi e altri ci stanno invece per raggiungere, do la parola al presidente del comitato provinciale di Pescara che in qualche modo ospita questa importante iniziativa per un saluto anche di benvenuto. Buonasera a tutti, per noi è un onore praticamente ospitare questo evento perché il CSI, soprattutto quello di Pescara, ma il CSI in generale fa proprio, come diceva il Presidente Marcellis, questo binomio di legalità e sport insieme, io direi anche di lealtà molte volte, lealtà sportiva. Io volevo solo ringraziare chi ci ha voluto ospitare, chi ci ha ospitato, il Presidente Di Marco, la sua onorosa consigliera, gentilissima consigliera Leila Kesciut, e se non sbaglio la sua rappresentante la Rodi Russo. Per noi, io volevo ringraziare anche le presenze, ci sono dei ragazzi a cui noi siamo molto legati e anche i loro educatori. Fanno quotidianamente un lavoro importantissimo nelle zone più calde di Pescara. E il loro pane quotidiano è lo sport, il gioco e la legalità. Oggi ho avuto una testimonianza in attesa di un signore, e qui è il signor Pozzolan, che mi ha regalato, ci ha donato al Comitato di Pescara questa domanda di affiliazione che ha ben 52 anni. Tra le tante difficoltà sono queste le cose che ci danno ogni giorno la voglia di continuare, la forza di andare avanti. Grazie. Io una sola domanda volevo porre agli illustri relatori. Qualche settimana fa sono stato ospite della FIGC, di una riunione in FIGC, dove si parlava di educazione di sport di base. Si parla sempre di aumento di scuole calcio, ma anche di aumento di scuole volley, scuole basket e quant'altro. Poi si arriva a 16-17 anni. I ragazzi si allontanano dallo sport. Sarà forse che vedono qualcosa nello sport che noi educatori molte volte non indichiamo in maniera diversa? È la domanda che volevo provare a porre a voi: come si fa a mantenere i ragazzi nello sport? Grazie. Bene, il Presidente Giuseppe Facchino in qualche modo già sta scaldando i motori, già in qualche modo sollecita i nostri importanti ospiti rispetto ai temi di cui andremo a trattare. Prima però diciamo, il saluto della provincia di Pescara, dato anche dal responsabile dell'ufficio stampa, che è la dottoressa Laura Di Russo, che è qui diciamo, in rappresentanza del Presidente della provincia. Sì, grazie, buonasera a tutti. È un grande piacere porvi questi saluti a nome del Presidente Antonio Di Marco, che è stato chiamato per un'emergenza fuori città e quindi impossibilitato a partecipare. Ovviamente è un progetto molto, molto interessante che ci interessa molto, motivo per il quale siamo sinceramente lieti di ospitarvi qui e in attesa che come dire, si precisino le funzioni che le province hanno. Che sono oggetto, come molti di voi sapranno, di una revisione anche costituzionale. Devo dire che non abbiamo potuto prendere tanti
tante iniziative anche in questo campo, ma che in passato abbiamo fatto vari progetti di educazione alla legalità proprio con testimonial sportivi come provincia. Uno al settore lavoro, l'anno scorso ho partecipato anch'io insieme alla provincia di Chieti. Cioè educazione alla legalità con testimonial sportivi, perché in fondo se ci pensiamo lo sport e la legalità dovrebbero coincidere, perché lo sport è la massima espressione appunto della correttezza, del rispetto delle regole e della legalità. E questo deve essere lo sforzo di tutti nell'indicare questa strada maestra che è appunto quella del rispetto delle regole. E quindi siamo ben contenti che questo possa accadere e diamo il benvenuto a voi presenti e un buon lavoro veramente di cuore con tanto affetto agli educatori che tanto e tanto si impegnano in questo campo. Ringraziamo Laura Giusto e ovviamente un saluto, un ringraziamento per la loro presenza preziosissima anche all'autorità militari qui presenti questa sera. Ovviamente insomma, speriamo che possano anche magari intervenire nel corso del dibattito che a breve intratterremo. Ci sta per raggiungere un altro ospite importante, la presenteremo ovviamente dopo, ma riguarda un pochettino quel mondo dei testimonial, di questi atleti che magari raggiungono grandi risultati nello sport e riescono anche a veicolare dei messaggi importanti ai ragazzi, perché chi meglio di loro, dopo essere anche dei punti di riferimento nelle rispettive discipline, in qualche modo possono riuscire a trasmettere un messaggio importante. Questa sera è qui con noi, vi presento un pochettino le persone che sono a fianco a me, il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Poi abbiamo Anna Di Giandomenico, che è docente dell'Università degli Studi di Teramo, che svilupperà un pochettino quella che è l'analisi degli illeciti sportivi, ci parlerà anche un pochettino dei passaggi storici, culturali e normativi di questo argomento. E quindi diciamo che è il momento di iniziare proprio da Anna Di Giandomenico, che in qualche modo ci introdurrà al tema dell'illecito sportivo, ai temi che sono connotati all'interno di questo argomento, che sono tantissimi, come ad esempio temi che riguardano il doping, il fair play, la frode sportiva, sono temi trasversali. Ad Anna Giandomenico la parola. Okay. Bene. Benvenuti a tutti e grazie di questa opportunità. Prima di tutto vedo che ci sono tanti ragazzi, quindi cerco di essere, mi rivolgo a loro in via principale, poi dopo gli adulti si adegueranno, insomma, in qualche modo li facciamo adeguare gli adulti. Prima di tutto, qual è la differenza fra gioco e sport? Allora, gioco e sport, intanto io scommetto, sono stata anch'io bambina, anche se un po' di tempo, parecchio tempo fa, io non ho mai giocato per perdere, quindi non possiamo dire che la competizione sia il carattere distintivo che mi fa la differenza tra gioco e sport. Io non ho mai giocato a nascondino per perdere, per stare lì a fare i conti, cioè mai. E quando ho messo gli occhiali, li ho messi a 10 anni, finalmente mi si è aperto un mondo e finalmente ho potuto trovare chi si nascondeva. Chi porta gli occhiali sa benissimo che cosa significa questo. E sappiamo anche che il gioco e lo sport hanno delle regole. Torno sempre sull'esempio del nascondino. Ci si mette d'accordo, vediamo quanti siamo, si fa la conta, qualsiasi cosa, si fa la conta e chi rimane per ultimo è quello, da noi a Teramo, io sono teramana, si dice quello che cova, quello che conta praticamente, gli altri scappano e si nascondono. Che cosa cambia? Cambia che dipende dal numero dei ragazzi che si devono nascondere, dipende il numero che si deve contare per dare più tempo. Però sono regole che possono cambiare, quelle nel gioco. Nel gioco possiamo dire contiamo fino a 30, contiamo fino a 50, contiamo fino, dipende da quello che vogliamo, e poi dopo ci si mette d'accordo e si gioca. E si possono cambiare anche le regole in corsa, insomma, c'è una regola di fondo, però si cambia. Lo sport
ancora le regole, e che cosa cambia? Cambia che queste regole difficilmente possono cambiare. Io dico un termine un po' difficile, sono istituzionalizzate, cioè sono scritte. Nel nascondino non sono scritte, ce le giochiamo ogni volta che ci divertiamo, insomma, così. Nello sport invece sono scritte, e se sono scritte poi c'è qualcuno che giudica se quelle regole sono rispettate o meno. Quando giochiamo a nascondino invece ce la vediamo fra noi bambini, tante volte ce la vediamo anche a botte, però insomma ce la vediamo fra noi bambini, non è ce la caviamo fra di noi. Nello sport no. E questa è la differenza fondamentale. Nello sport quelle regole sono scritte e c'è qualcuno che giudica se quelle regole sono violate. Ma le regole dello sport per che cosa esistono? Esistono proprio per regolare la gara. Cosa significa? Che nello nascondino giochiamo senza differenza di età. Quando adesso, che sport fate ragazzi voi? Calcio. Calcio? Tu? Come? Scusate? Calcio. Pugilato, prendiamo un pugilato. Va? Il pugilato, capite bene che se io mi metto a fare pugilato con uno di voi, insomma, c'è una disparità bella forte, insomma, no? Voi potete anche solo, cioè con la mano vi tengo lontani abbastanza, quindi non mi raggiungete mai. E allora, che cosa servono le regole dentro lo sport? Le regole servono a mettere intanto in competizione, in gara, persone che hanno più o meno una capacità pari. C'è sempre qualcuno che vince e sempre qualcuno che perde, non è difficilmente ci sono degli sport in cui c'è il pareggio, però c'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde. Però chiaramente io non posso andare a confrontarmi con Russo che è il campione diciamo olimpico, e voi non potete mettervi a confronto con me. Quelli più piccoli, i ragazzi sì che vi potete mettere a confronto con me, diciamo, i più piccoli vi potete mettere a confronto con me, perché io comunque vi tengo a distanza in qualche modo. Questo cosa significa? Che nello sport è importante che la competizione avvenga fra atleti che più o meno siano in una condizione paritaria, più o meno, perché non è detto che ci sia sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde, e si deve sorvegliare che questo avvenga veramente. Queste sono le regole dello sport essenziali. Tutto il resto possono essere regole tecniche, come tiriamo i pugni, come tiriamo a calcio, come facciamo il gol, quando il gol è valido. Queste poi sono tante altre regole, però l'essenza è questa. Io mi occupo nello studio particolarmente di doping e frode sportiva, che sono tra l'altro anche degli illeciti di tipo statale, quindi anche lo Stato li persegue. Ma perché sono così gravi il doping e l'illecito? Perché vanno a colpire proprio questa regola fondamentale, cioè vanno a barare sulla parità, sul fatto che uno dei competitori, uno degli sportivi, o la squadra, o qualunque adesso, non importa se sport di squadra, se sport individuale, imbroglia e parte da un avvantaggiato. E queste quindi sono gravissime. Guardate, per lo sport illecito, mettersi d'accordo, fare la combina, doparsi, è forse la cosa peggiore che si possa immaginare. È la negazione stessa dello sport. Mentre, e qui parliamo veramente a livello, adesso proprio ho fatto un volo cadente, che 10 minuti sono giusto per cominciare, pensate che lo sport ci aiuta a stare insieme. Il fatto che rispettiamo le regole ci aiuta e ci educa ad essere, adesso dico delle parole grosse, cittadini migliori. Dico delle parole grosse. Ci insegna a rispettarci. Pensate che è bello, è brutto dirlo, perdere con una persona che è bravissima. Quante cose ho da imparare? Quante cose, per esempio, io adesso confesso, al contrario del presidente regionale, la mia fede calcistica, sono interista, infatti siamo sempre in discussione, io e lui su questo aspetto, confesso la mia fede calcistica. Che bello vedere però dei campioni, ma a prescindere che siano interisti, che siano juventini. Io penso,
un campione veramente unico che è al di là del bene e del male, è Baggio. Voi non lo potete ricordare, però è veramente un esempio, penso che sia un esempio. Non ha mai, sì, una volta è stato nell'Inter, ha fatto un po' tutte le squadre, però un esempio. E che bello prendere un dribbling da Baggio, perché insomma, voglio dire, ci ha insegnato tantissime cose, veramente. Si impara, da chi è più bravo si impara che cosa? Ad essere ancora più bravi, ad andare oltre quelle che a noi sembrano dei limiti proprio, no? Cioè, no, io più di questo non ce la faccio, no, guarda lui, impari come si muove, impari, e questo è, anche lì perdere diventa, può diventare una scuola per diventare ancora più bravi. E questo è, diciamo, no? Lo sport, la competizione. E questo spirito, pensate, è stato colto perfettamente nell'Europa. Quasi tutti i documenti normativi, quasi tutte le raccomandazioni europee parlano dello sport come uno strumento utile per l'educazione. Per l'educazione mica, diciamo così, sicuramente per la salute, cioè tutte queste cose qui, ma per l'educazione ad essere persone migliori, cittadini migliori. Basta, dico, non parlo oltre perché sennò 10 minuti diventano tanti. Allora, grazie a Anna di Giandomenico. Prima di presentarmi adeguatamente la persona che è alla mia destra, vorrei invitare a raggiungerci qui la campionessa, una vera campionessa di pattinaggio artistico, 15 volte campione del campionessa del mondo, Deborah Sbey. Deborah, Marco Alessandrini è il sindaco di Pescara, credo che tutti voi sappiate questo. Nasce nel 1970, il giorno di Natale, a quanto pare. Figlio di Paola Bellone e di Emilio Alessandrini, il sostituto procuratore della Repubblica, assassinato a Milano dal gruppo terroristico Prima Linea, il 29 gennaio del 1979. In memoria di Emilio Alessandrini troviamo numerose iniziative. In occasione del trentennale è stato emesso un francobollo da parte di Poste Italiane, in suo onore sono stati nominati l'ITIS di Teramo, che ho frequentato anche io, una scuola che ho avuto l'opportunità di frequentare, l'istituto di Abbiate Grasso, l'ITIS e l'istituto commerciale di Montesilvano, il liceo scientifico di Vittuone a Milano, il Parco Alessandrini a Milano, mentre a Pescara è stata dedicata la piazza dove in passato sorgeva il Tribunale, e a Penne, città natale, il Tribunale e il corso principale sono intestati a lui. A lui è dedicata l'aula magna del liceo classico D'Annunzio di Pescara e le aule di numerosi tribunali in tutta Italia. Marco Alessandrini è quindi da sempre impegnato sui temi della memoria, della legalità. Pescara è la sua città di origine, Milano quella di adozione, dove ha vissuto e studiato giurisprudenza e cominciato a lavorare da praticante di legge. Diciamo che per anni ha collaborato in diversi corsi di laurea all'Università D'Annunzio ed è autore di numerose pubblicazioni giuridiche, è appassionato di musica, buone letture, arte e non gastronomia, e sembrerebbe anche di sport, soprattutto di calcio e di basket. Da qualche anno, dal 2008 probabilmente, in politica, e ha deciso di mettere la sua storia, le sue competenze a disposizione di questa città. In occasione di questo primo giro chiediamo a Marco Alessandrini cosa rappresenta il concetto di legalità per lui, che credo abbia vissuto in prima persona questo argomento. Buonasera a tutti, diciamo che mi ha colpito un po' questa scheda di presentazione, perché neanche Pippo Paolo avrebbe saputo fare un compendio così, diciamo, efficace. Ringrazio naturalmente il CSI che è stato così cortese da volermi tenacemente ospite. Mi scuso prematuramente in ordine al fatto che io sfortunatamente tra un quarto d'ora devo tornare in quel palazzo perché ho una giunta e che valore. Diciamo,
parto da questo. Nello scorso fine settimana, proprio nella città di Pescara, si è tenuta un'iniziativa a cui il sindaco teneva molto, si chiama Repubblica delle Idee, cioè questo importante quotidiano italiano ha fatto una 2 giorni di dibattiti, incontri, iniziative. E il tema di cui si parlava è la corruzione, che evidentemente è un riflesso del mancato rispetto delle regole, dunque della benedetta legalità. E diciamo incontro di livello per via dell'alto tenore dei personaggi che hanno testimoniato, su tutti Raffaele Cantone, che è il presidente dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. E quello che è emerso molto chiaramente nel corso di questi 2 giorni di dibattito è sostanzialmente il fatto che il rispetto delle regole conviene a tutti. Questo vale in tanti ambiti. Vale negli ambiti della pubblica amministrazione, vale nell'ambito degli affari e vale più che mai nell'ambito naturalmente sportivo. E si chiedeva all'inizio cos'è la legalità, diciamo, nel Cyrano di Bergerac, come dice Tamo, un bacio, un'apostrofo rosa tra due parole, difficile però dare definizioni. Io immagino che significa vivere in pace con se stessi, perché vedete, il rispetto delle regole da dove nasce? Nasce dal fatto che ci sono i carabinieri che ce le fanno rispettare, è importante l'opera delle forze di polizia, di repressione dei reati, però ancora più importante è il fatto di sentire queste regole come parte del complesso valoriale, del complesso di valori che anima ciascuno di noi, perché in qualche modo io sono convinto, con il massimo apprezzamento che ho nei confronti delle forze dell'ordine che fanno un quotidiano e un preziosissimo lavoro, proprio ciò che tiene in piedi una comunità è la consapevolezza di, a prescindere appunto dalle divise dei carabinieri, delle forze dell'ordine, la consapevolezza che le regole sono la base del nostro vivere civile. Però questo magari è più facile affermarlo, no? In questa bella sala nel centro di Pescara. Abbiamo anche un prato qui davanti che è stato un po' ciancicato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero che oggi protestavano, ma è stata anche questa una bella pagina di democrazia. E quindi in qualche modo l'idea che a regole significa moltiplicare valori che divengono così condivisi e divengono rispettati. Dicevo che forse è più facile farlo, capirlo. È più facile convincersi di questo, perché se tu magari nasci in un quartiere disagiato di Palermo, una città che mi viene in mente, ma potrei fare esempio al nord, al sud, all'est e all'ovest del paese, ecco che diciamo queste regole, come dire, visto che la presenza dello Stato talvolta è carente, ecco che mi viene difficile immaginarle condivise, ma lo sforzo, l'attenzione è sempre quella di, diciamo, occupare spazi. Nei prossimi giorni, per esempio, ci sarà una cosa che pure teniamo molto: il 20° anniversario del premio Borsellino. Borsellino, uno insieme a Falcone, giudice simbolo della lotta alla mafia, ucciso nella tragica estate del 92. E da allora c'è questo premio che, nel nome di questo giudice, in qualche modo ricorda, premia personaggi che sono distinti nella lotta alla la criminalità, la corruzione, che in qualche modo enfatizza il dato delle regole. E le regole, dicevo, convengono, perché se c'è qualcuno che bara sarà sempre il più forte, il più furbo, il più scafato a vincere, e questo andrà a detrimento della concorrenza. E poi noi stiamo parlando di sport. Io penso che in passato si diceva che la storia è maestra di vita. Io, come dire, che sono molto più terra terra, penso che lo sport sia maestro di vita, perché io fra un po', il 25 dicembre, come è stato ricordato, compirò gli anni, saranno 45, e diciamo, nonostante sia nel mezzo del cammin di mia vita, per dire, citare padre Dante Alighieri, mi sento ancora un ragazzo e continuo a fare sport, evitando il calcetto, perché ormai quelli della mia generazione è una, diciamo, è un bollettino di guerra quotidiana, menischi. Ieri c'è stato un torneo, diciamo, interno del comune, ecco, ho saputo che ci sono stati svenimenti, cose di questo tipo.
un consigliere comunale si è anche rotto il braccio giocando. Poi abbiamo anche consiglieri comunali, l'ho saluto affettuosamente, Adamos Curti, che è un uomo di sport che non fa mai mancare la sua presenza in queste e in altre iniziative, che invece in Sant'Antonio non se lo rompe il braccio, però sono sicuro che anche lui rispetto ai suoi 18 anni qualche, diciamo, acciacco lo avverte. Però lo sport è fondamentale perché significa crescere come individui, ma significa anche crescere con altri individui, significa crescere con altri compagni e compagni di gioco, significa confrontarsi col prossimo, significa in un certo senso, per come la vedo io, anche un'attenzione a migliorare se stessi. Adesso, dicevo, parlo di argomento che conosco, cioè di me, sempre meno sport di squadra, perché le ginocchia non sorreggono più di questo, però per esempio la corsa trovo sia una perfetta metafora della vita, questo si sente, lo sta facendo forse un po' meglio, dicevo la corsa è una perfetta metafora della vita dello sport, perché in un certo senso impegna a migliorare se stessi. Poi noi viviamo in una società molto competitiva, una società molto competitiva in cui probabilmente l'originario spirito olimpico che ha dato vita alle Olimpiadi moderne, quello cioè del barone de Coubertin, l'importante è partecipare, beh, insomma, non funziona esattamente così. E lo vediamo con le frodi sportive cui la professoressa ha fatto riferimento, con il fatto che il mondo del calcio, il più popolare sport di questo paese, ciclicamente viene attraversato da scandali. Io ero un ragazzo più o meno della vostra età, nel 1980, la prima grande inchiesta sul calcio scommesse, i carabinieri sono entrati nello stadio ad arrestare dei calciatori, perché poi. E poi questo continua, non solo, oggi mi sembra di aver capito, non solo, no, con il grande palcoscenico della Serie A e figuriamoci cose di questo tipo, ma con quello più oscuro dei campionati minori, in cui ogni tanto si legge di inchieste della magistratura per bloccare giri molto ricchi di denaro su scommesse che evidentemente non sono, diciamo, non sono esattamente leciti. Poi è stato chiesto all'inizio come si fa, cioè proprio perché lo sport è questo vettore formidabile di socialità, di stare insieme, di condividere esperienza, come si fa a non abbandonare lo sport? Io questo non lo so, perché io credo molto in generale alla responsabilità dell'individuo, quindi immagino che le motivazioni ciascuno di noi le debba trovare all'interno di sé. Poi può capitare che uno è fortunato, perché vedete, oggi abbiamo bisogno di modelli positivi e tradizionalmente gli allenatori sportivi sono modelli positivi. E quindi io auguro naturalmente a tutti coloro i quali fanno sport di avere modelli, maestri da cui trarre insegnamento, da cui trarre spunti, da cui trarre stimoli. E naturalmente l'invito è quello a non abbandonarlo mai lo sport, perché vedete, voi siete ragazzi giovanissimi. Ho anche sentito che fate pugilato, questo mi diverte perché ho avuto negli anni scorsi una così timida esperienza per vedere come funzionava la Noble Art, ma sono durato 2 mesi e ho tuttavia a casa dei bellissimi guantoni, quindi almeno... Però diciamo lo sport è importante non solo per stare insieme, per crescere, ma anche perché questo, diciamo, preserva la salute dell'individuo. E poi ti accorgi a un certo punto che se tu sommi la salute di uno, di due, di tre, di quattro, di 10, di 1000 individui, ecco che questo diventa un fenomeno sociale molto grande e diventa un fenomeno anche di rilevanza politica, perché la spesa pubblica sulla salute è molto alta e quindi è bene, diciamo, indurre la popolazione ad avere stili di vita sani, perché hanno un riflesso positivo anche sul, diciamo, costo complessivo del sistema salute, oltre che naturalmente alla qualità della vita. Io mi avvio alla conclusione, però con l'invito naturalmente a rispettare le regole non solo nello sport, e con l'invito a praticarlo lo sport, insomma, qui abbiamo anche una campionessa con cui ci siamo persi un po' prima di entrare nei meandri di questo palazzo, perché credo che sia anche un modo per staccare da certe tensioni che inevitabilmente nella vita adulta, nella vita lavorativa di ciascuno di noi ci sono, per ritemperarsi e per ripartire di slancio. Così, piccola notazione personale, ma
ho ripreso, e ne sono molto contento, questa abitudine di fare sport 3 volte a settimana e mi sento anche meglio, quindi lo consiglio a tutti, senza naturalmente prendere doping, ma sempre con l'aiuto del cardiologo che mi monitora. Grazie. Allora, ringraziamo il sindaco Marco Alessandrini che ci parlava proprio di modelli positivi. Questa sera crediamo insomma di averne uno qui con noi, ma ve lo presentiamo attraverso una clip che andiamo a vedere. Volume. Queste immagini sono relative a qualche giorno fa e poi ci faremo spiegare da Deborah a cosa si riferiscono. Io intanto ve la presento, Deborah invece è nata a Capodanno, abbiamo il sindaco che è nata a Natale, Deborah che è nata a Capodanno del 1990 a Teramo, vive a Colleranesco, in una piccola frazione di Giulianova, ha frequentato l'Istituto Tecnico per Geometri di Teramo e diplomandosi nel 2008 ed è attualmente iscritta alla Facoltà di Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche. Indossa per la prima volta i pattini all'età di 4 anni e qualche anno dopo incomincia con le prime competizioni. Ha un lunghissimo palmarès di 2 pagine, insomma ho dovuto ridurre il carattere per farcene entrare tutte, che vanno dai titoli di campionessa italiana a quelli di campionessa europea, quasi sempre prima, rarissime volte seconda, sia in campo giovanile che senior. E appunto gli ultimi titoli sono stati conseguiti, proprio l'ultimo titolo pochissimi giorni fa, e ci facciamo raccontare proprio da Deborah Spey dove eravamo in quella occasione e che cosa è successo. Beh, anzitutto buonasera a tutti, non sapevo di questa sorpresa del video e mi emoziono ovviamente nel rivederlo sempre. E questa mia competizione si è svolta in Colombia, a Cali esattamente, circa un mese fa, dove appunto ho cercato di difendere il titolo mondiale che ho vinto l'anno scorso. E oltre ad aver raggiunto questo obiettivo, ho eguagliato un record, ovvero 15 medaglie d'oro detenuto da un'altra ragazza italiana.
e quindi adesso cercherò di lavorare sodo, per, dato che ci sono, cercherò di battere il prossimo anno questo record. Quindi sicuramente lo sport impara a capire i limiti che ognuno di noi ha, a lavorare per cercare di superarli, e diciamo che io almeno ho sempre cercato di fare questo. Magari dal curriculum, tra virgolette, ci sono ovviamente solo i risultati positivi, però quando ero piccola diciamo che chiudevo sempre le classifiche, quindi per me questo è sempre stato uno sprono per potermi migliorare, cercare di raggiungere il mio sogno, che era appunto quello di diventare una campionessa, e dato che purtroppo il nostro sport non è olimpico e il titolo più ambito è quello mondiale, quindi il mio obiettivo era sicuramente quello di diventare campionessa mondiale. E come dice il tema del giorno, legalità in gioco, e sicuramente lo sport, oltre a, come ho detto, a superare i propri limiti, ti permette di viaggiare tantissimo. Infatti io penso che se non avessi fatto sport non avrei toccato continenti e conosciuto così tante persone, e ti impara a smussare alcuni lati del carattere. Ad esempio, da piccola ero timidissima, adesso non sono molto introversa, però comunque ho modificato questo mio lato del carattere, e anche perché quando ti trovi da solo in pista di fronte a migliaia di persone che ti guardano non puoi essere tanto timido. E inoltre, come dice appunto il tema, ti impara a rispettare le regole, altrimenti, come qualsiasi cosa, per chi le infrange sarà, diciamo, punito. E a partire dal doping, al fatto di commettere infrazioni in pista o in campo. E inoltre, sicuramente fare sport ti permette di, come diceva il signor Sindaco, di sentirti meglio e di stare bene. Ci prendiamo con il signore, vi lasciamo un piccolo ricordo di questa serata, che è l'agenda associativa del Centro Sportivo Italiano. Grazie. Un ricordo, diciamo, utile, spero, speriamo. Porta anche un po' i contenuti, speriamo di ritrovarci in una prossima occasione. Grazie di cuore. Grazie a voi. Allora andiamo avanti con i nostri interventi. Prima di lasciare la parola a voi, anche eventuali curiosità che in qualche modo potrebbero scaturire dai discorsi che facciamo. Allora, ad Anna Di Gian Domenico chiediamo, ad esempio, quali potrebbero essere degli interventi. Diciamo, Anna Di Gian Domenico è una ricercatrice, oltre ad essere docente di illecito sportivo all'Università di Teramo, è anche una ricercatrice su tanti temi che riguardano l'educazione e i minori in particolar modo, soprattutto quelli svantaggiati, diciamo, in condizioni di rischio. Ecco, dal suo punto di vista di analista di questo mondo, quali potrebbero essere degli interventi che possono in qualche modo limitare i fenomeni di illegalità all'interno della pratica sportiva, e come può lo sport essere esso stesso una palestra di valori, una palestra per aiutare una sana crescita da parte dei nostri giovani? Questo è impossibile come risposta. È difficile. Prima di tutto, per poter contrastare questi fenomeni negativi, sicuramente è essere convinti che siano veramente dei fenomeni negativi. Questo lo devo dire, perché sinceramente io la guardo soprattutto anche da un punto di vista giuridico, e sinceramente guardare per esempio le norme che ci sono sulla frode sportiva all'interno delle varie regole, delle varie federazioni, mettiamo da parte gli enti di promozione sportiva che sono molto attenti, questo nascono proprio di per sé, quindi eticamente, quindi quello non li mettiamo, però le federazioni,
ci faceva appunto, no, la domanda perché a 16-17 anni, e che probabilmente non sono poi così, dico una cosa grossa proprio, non c'è tanta convinzione nel volere contrastare questi fenomeni, per cui gli esempi negativi finiscono per demoralizzare proprio, no? Diciamo così, avere degli esempi positivi credo che aiuti veramente tanto. Deborah parlava appunto, no, diciamo, dell'educazione proprio attraverso lo sport. Io adesso non so se la sua maestra, la donna a cui si riferiva fosse Raffaella del Bilancio, no. E comunque io ho visto questa nuova campionessa, diciamo così, di pattinaggio artistico a rotelle. Io l'ho vista quando ha cominciato, perché pattinava insieme a mia cugina di Donatella, insomma, e la tenacia nel affinare i gesti fin da piccoli, proprio, no? Questa è la prova, no? Quindi, e credo che sia stato un grandissimo esempio, poi dopo, vabbè, adesso lei, tocca a lei costituire questo esempio, la tenacia proprio, no? La possibilità. È difficile dire, essere convinti che comunque questi siano diciamo, costumi da contrastare seriamente. A parole sì, nei fatti molto meno. Gli enti di promozione sportiva su questo sono su un piano completamente diverso, quindi non li metto neanche nel calderone perché proprio è un piano completamente diverso. E probabilmente proprio puntare tantissimo, esacerbare l'aspetto della competizione credo che demotivi proprio fondamentalmente, perché io non mi dimentico mai, perché attenzione, la competizione si dice la vittoria, vincere, in realtà ci sono due aspetti, la competizione che è la vittoria, e quindi le medaglie, le medaglie d'oro, non so, ma è anche il successo, cioè superare il proprio limite. L'università è venuta una sciatrice di fondo, Lucia Castelli, e lei era sciatrice di fondo quando c'erano le nostre campionesse, quelle che vincevano le medaglie d'oro. Per me, e io ho vinto molto poco, ma ho avuto tanti successi. I miei successi erano arrivare entro i 20 secondi di distanza dalla Belmondo, da quelle che sono. Per me era un successo, perché io sapevo che avevo superato il mio limite. Quindi anche lavorare molto su questo, no? Diciamo, sport è superare il proprio limite, senza però diciamo rompersi, senza andare a esagerare, e anche vincere, però il successo è questo, insomma, e credo che sia questo un po', è un lavoro educativo molto importante, e sono molto importanti gli esempi, perché se no non fa capire, ecco, lei ci ha detto all'inizio chiudeva le classifiche, insomma, ecco, no? Che bello, no? Una persona che chiude le classifiche adesso è così in alto, che bello. Allora, questo nostro evento, ovviamente voglio ricordare comunque che il Centro Sportivo Italiano è molto impegnato nella promozione dei valori dello sport, anche attraverso degli incontri che facciamo proprio nelle scuole, e anche grazie alla presenza di testimonial importanti. E speriamo appunto di poter aggregare i nostri testimonial, anche la presenza veramente di Deborah, perché crediamo che possa essere un bel messaggio da il suo bel messaggio da veicolare ai nostri giovani della nostra regione. Quindi chiediamo a Deborah, nel salutare ovviamente perché chiudiamo il nostro evento, quale, insomma, augurio rivolgi a questi giovani e insomma in che modo vuoi salutarli questa sera? Sicuramente con l'augurio di capire ognuno il proprio limite e cercare di superarlo e praticare una passione come può essere appunto uno sport per sentirsi più realizzati. Molto bene. Ci sono delle domande che volete rivolgere ai nostri ospiti, curiosità? Qualche particolarità, c'è qualcosa che... dubbi? Siete un po' timidi? Gli educatori, gli animatori, il presidente di Pescara che prima era così propositivo alle domande, il vicepresidente di Pescara, del CSI di Pescara. Sì, grazie. Io una domanda ce l'avrei, perché si
siamo davanti a... La vorrei fare sia... Grazie Angelica. Questa domanda la vorrei fare sia a Deborah che alla professoressa. Perché davanti a questi ragazzi, cioè, lei ha esordito una frase bellissima, cioè io non ho mai giocato per perdere. Per me è importante vincere. La cosa che io non vorrei che passi il messaggio che vincere non sia importante. E lo sport, l'etica nello sport, rispettando le regole, è un percorso necessario se si vuole vincere bene nella vita. Io vorrei chiedere, la domanda che vorrei fare è: che valore Deborah ha dato a una vittoria, che valore ha dato a una sconfitta? E lo stesso anche la professoressa, diciamo, nella sua anche richiamando, no, la sua esistenza di giovane appassionata di sport eccetera, che valore è stato dato a una vittoria e che valore è stato dato a una sconfitta? Sicuramente il valore che ha dato una sconfitta lì per lì era sicuramente tanta amarezza e delusione, perché comunque dietro ogni gara c'è tanto lavoro. Però da lì molte volte ho trovato diciamo spunto per capire i lati, i punti su cui dovevo lavorare di più affinché nella gara successiva avessi il meglio di me e magari anche vincere. E invece dalle vittorie sicuramente dietro ogni competizione c'è tanto lavoro, appunto, quindi tanto sacrificio e rinunce, però sono sicuramente ricompensate da delle soddisfazioni enormi che, come dico sempre, attualmente quando sono sul gradino più alto del podio provo un'emozione che nessun'altra cosa al momento riesce a darmi. Beh, essendo chitarrista ho provato molte sconfitte nella vita e quindi fatico molto, insomma, purtroppo devo dire, bellissimi, periodi bellissimi, guarda. C'è stata un'esaltazione proprio, è una battuta. E che posso dire? Sinceramente io non sono una vincente nello sport, insomma, diciamo, quello che ho praticato non sono stata vincente, sono stata tenace e ancora adesso continuo a nuotare, ma per il gusto di nuotare, proprio per quello, per le soddisfazioni che mi ha. Quindi non so che cosa significhi vincere nello sport. Vincere in altri campi sì, ma nello sport molto poco. Però non era quello, ecco, appunto, era molto importante per me, ecco, capire. Per migliorarmi proprio, questo è proprio, no? Il valore della sconfitta in questo senso è questo, mi aiuta, è una scuola di vita perché mi aiuta a migliorarmi. Poi dopo io non sono uno, ecco, non ho le doti sportive per vincere, va bene, ok, a posto, punto. Cioè il massimo che ho fatto è stato un terzo posto, 1200-1300, cioè una cosa proprio così ai giochi della gioventù, quindi proprio è stata una cosa, dico, penso tante altre medaglie su altre cose, però insomma non è quello, insomma. Però ecco, no, questo non mi ha demotivato. A 25 anni sono andato in piscina, ho cominciato a nuotare, mi piace, continuo a praticarlo per il gusto proprio di farlo, proprio, diciamo, quindi punto. Quindi, ed è educativo, si cresce proprio in questo, insomma, credo veramente. Grazie. Allora, la domanda del presidente. Volevo dire giusto, allora, sono contento che mi hanno risposto innanzitutto e hanno fatto degli esempi positivi. Parlavamo prima di Deborah come esempio positivo, la dottoressa Roesesetto ha parlato di Roberto Baggio, ma io volevo una condivisione da parte loro, se è possibile. È vero, esempi positivi, esempi negativi da mettere da parte, però i garanti della legalità siamo noi educatori, siamo noi che organizziamo. Quindi l'esempio dobbiamo dare soprattutto noi. E molte volte questo non avviene, non succede. Io non vorrei adesso parlare dello scandalo, ad esempio, della FIFA, dove davanti a certe accuse ci sono persone che rimangono al loro posto. Solo questo. C'è altro da dire. Che cosa dire? Cioè, dire, sì, è vero. Parte da chi educa. Parte da lì, non è che non ci sono storie, lì proprio gli esempi positivi valgono,
È vero che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, e noi ne abbiamo tantissime di foreste che crescono in silenzio, in situazioni particolari, eccetera, non ce le dobbiamo stare qui a nascondere. Però sì, sono gli educatori, non è che è da lì. Io ho insegnato il corso di laurea, quello di ATRI, quello di scienze giuridiche manageriali dell'ambito dello sport, e ho avuto occasione di parlare con molti atleti, molti proprio, anche professionisti, e ho sentito, ovviamente non le posso riportare, insomma, perché me le hanno dette confidenzialmente, molte storie brutte. Brutte proprio, di persone, semplicemente questo per dire, nella pallavolo spingono talmente tanto gli allenamenti nei ragazzi adolescenti che gli bloccano la crescita per avere dei risultati, ecco, non l'esasperazione della competizione, per avere dei risultati nella categoria. E poi quella che chiaramente si scocciano, si stufano, non fanno più sport, abbandonano, ma soprattutto bloccano, addirittura fanno dei danni proprio, ma senza prendere doping, ma spingere anche l'allenamento, il potenziamento muscolare, blocca addirittura la crescita. Quindi ho sentito cose che, diciamo così, perché io cercavo sempre di capire come funziona, eccetera, così, e mi hanno raccontato delle cose incredibili proprio, insomma, ecco, quindi... ma questi erano gli allenatori, quindi non credo che fossero gli allenatori, però ecco, forse gli allenatori. Molto bene. Io credo che i temi di questa sera non possano aver fatto altro che stimolare anche quello che è l'impegno che deve essere anche da parte del Centro Sportivo Italiano sul territorio, soprattutto credo anche nella formazione di dirigenti, allenatori, educatori sportivi che in qualche modo possano dare un contributo tangibile, ma non solo parlando di etica in maniera generale, ma anche proprio individuando delle metodologie che possono in qualche modo intervenire per lavorare bene al fianco dei ragazzi. Io credo che questo sia un impegno, una sfida che il CSI, in questo caso il CSI di Pescara, deve raccogliere e fare propria per costruire anche dei percorsi educativi e di formazione per quanto riguarda le persone che lavorano all'interno dello sport. In questo il CSI deve essere un punto di riferimento per questo territorio in collaborazione con le società sportive che fanno davvero un lavoro preziosissimo, e questa sera abbiamo una società sportiva che davvero credo sia un esempio di questo tipo di messaggio. Io con questo concludo, non voglio tediarvi ulteriormente, come si può dire in questi casi, ma sicuramente credo che c'è la possibilità di stare un momento insieme per un momento più conviviale. Quindi ci accomodiamo in una stanza che è qui vicina, con comodo, insomma, senza fretta. E vi saluto e vi ringrazio tutti. Ringrazio anche gli operatori della stampa che non ho salutato inizialmente, ma che sono presenti, non hanno voluto mancare a questo appuntamento, e questo è sicuramente un merito importante che va anche a loro. Grazie di vero cuore e buona serata a tutti. Thank you.